Il secondo sabatino di Quaresima, in onore del capitano della Real Maestranza, il maestro Giuseppe Mangione della categoria idraulici Stagnini, si è svolto nel pomeriggio di sabato 4 marzo. Dopo aver reso omaggio alla protettrice Madonna della Provvidenza attraverso la preghiera e la devozione, i membri della Real Maestranza si sono uniti in corteo e dalla chiesa di San Giuseppe hanno raggiunto la cattedrale di Santa Maria la Nova per partecipare alla cerimonia di passaggio delle cariche delle 10 categorie e alla Santa Messa celebrata dal sacerdote Padre Gaetano Canalella. Abbiamo fatto il cambio di tutti i portabandiera e gli alabardieri del 2022 con quelli nuovi del 2023, mentre il cambio dei capitani è stato fatto domenica, prima domenica di Quaresima. Il capitano Giuseppe Mangione in particolare ha manifestato grande commozione e orgoglio. Sono felice di avere questa carica quest'anno e di portare avanti con gioia questa carica che mi hanno dato i miei colleghi. Alla cerimonia era presente una rappresentanza dell'Unione Maestranze dei Misteri di Trapani. È un piacere ritornare a Caltanissetta dopo la pausa della pandemia e siamo qui come ogni anno. Noi siamo gemellati con la Real Maestranza dal lontano 2000 e siamo ospiti del capitano, rendiamo omaggio al capitano, alle cariche capitanali entranti. Con piacere quest'anno partecipiamo all'annuale sabatino, una cerimonia che sappiamo molto sentita per la Real Maestranza e una cerimonia molto toccante anche per noi, molto partecipata. Quest'anno siamo con una nutrita rappresentanza proprio per rendere onore al capitano. Presente anche una delegazione dell'Arciconfraternita Santissimo Rosario di Bitonto. Siamo qui per onorare questo impegno con i nostri fratelli di Caltanissetta con cui siamo gemellati dal 2019. Non potevamo mancare a questo impegno del sabatino del capitano così importante per la Real Maestranza e siamo onoratissimi di essere vicini in questo bel momento.